Buonasera, buonasera a tutti. Vediamo se qua riesco a vedere la diretta. Niente. Niente. Allora. Un attimo solo, che ci sono quasi, eh? Allora, vediamo. Allora. Voglio fare una diretta speciale su Re Carlo d'Inghilterra, ok? Quindi anche su YouTube dovrebbe essere la diretta. La diretta di questa sera vi piacerà moltissimo. Vi chiedo solamente un attimo di attenzione perché sto condividendo. Quindi, allora vediamo. Ok, allora vediamo, ok, tac, allora gruppo, vediamo, ok, 1, 2, 3, posso. Allora, perché voglio parlare di Carlo d'Inghilterra? Perché sicuramente è una cosa interessante quello che è successo oggi. La chiami? Aspetto un attimo, vediamo se riesco a sentire. Perché c'era Red Ronnie che voleva venire in diretta con me, ma se non chiama l'assistente che gli gira il link, col cavolo che viene in diretta. Gliel'ho detto 50 volte, ma vuole la papa pronta. Quindi allora, cosa penso, che cosa dice la numerologia del fatto stesso che oggi Re Carlo d'Inghilterra è diventato il Re d'Inghilterra? Allora, tutti quanti dicono bello, bello, bravissimo, bello, bravissimo, bravissimo, bello, bello, bravissimo, bravissimo, bello. Allora, oggi un giorno, che giorno è oggi? Come voto? Oggi è un giorno bellissimo, a livello energetico, un giorno meraviglioso. Perché oggi è un giorno 6 maggio 2023, quindi mi dà 6 più 5 più anno 7 che è uguale 18, quindi è 6 karma 18. Il 18 è il nome del re, quindi il numero. Guardate che la diretta di questa sera farà storia, quindi vi dico di guardarla perché vi butto giù dalla poltrona. Il karma di oggi vuol dire 18. 18 vuol dire come Papa, frequenza 8181, Jesus 15363. Ok? Quindi Papa 18, Jesus 18. Il karma di oggi 18 che vuol dire sangue e vuol dire maschio. E il giorno di oggi è femmina.
che è la regina, che è il 6. Pertanto oggi è un giorno 6, karma 9, che viene fuori il numero 69. Ok? Pertanto, che cosa voglio dire? Voglio dire che la giornata di oggi come voto è un giorno veramente bello, molto bello. Voto da 0 a 10 come voto, possiamo dare voto 100, no? Allora, vi leggo dei dati e vi spiego perché. Quindi è un voto 100. Per me, per Alberto Ferrarini, sarebbe un voto 200, perché io sono nato il giorno 15, 6, il nome Alberto è 24, 6, Ferrarini 51, 6, 27 Ferrarini, tra virgolette Alberto Ferrarini è 6 e 9, quindi oggi sarebbe proprio anche il mio giorno. E quindi bello, 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 molto bello. Ma dove è andato questo? È sparito. Carlo d'Inghilterra, quindi uno dice Carlo d'Inghilterra, re, regina, quindi qui gli fanno tutte quante le cose. Per lui, dove caspita mi è andato questo che mi è sparito? Aspetta, Carlo d'Inghilterra, Wikipedia. Wikipedia. Eccolo qua. Ok? Quindi, bellissimo giorno, giusto? Quindi voi avete capito che è un bellissimo giorno? Quindi oggi 6 karma 9, che vuol dire regina, con un karma in re. Quindi la regina, il re. Oggi 6, 9, il 9 di karma, che dialoga con il Papa, con Jesus, col sangue reale. È bellissimo come giorno, è molto bello. Ma per Carlo d'Inghilterra oggi è un giorno di merda. Cioè, se tu mi dici, Alberto, sì. Cioè, facciamo un'ipotesi. Se una persona, facciamo, io sono consulente di Carlo d'Inghilterra. E mi dici, mi dai l'autorizzazione per far sì che io oggi divento re? Ti do 1 miliardo di euro. E io ho questa responsabilità. Io rispondo, neanche se me ne dai 1.000 miliardi di euro. Perché oggi è un bellissimo giorno. Per me. Per chi porta il 6. Per chi porta il 9. Per chi ha la regina. Per chi ha il sangue reale, ma per Carlo d'Inghilterra è un giorno di merda, molto pericoloso. Perché? Perché lui è nato il giorno 14 novembre del 1948 ed è un 5 karma 2. Vuol dire che il 5 mi crea confusione Mercurio con Venere e il 2 di karma fa cozzate piene con chi? Il 2 di karma fa cozzate piene con il 9 di karma, guerra. Pertanto, la sua firma, poi lui si chiama Charles Philip Arthur George. Codice 93. Codice 93 è un numero bello, sì. Il nemico del 93, il nemico del 93, il 6, il giorno di oggi. Quindi lui ha il nome che è il nemico della giornata di oggi. Il suo karma, che è nemico del, in questo caso, del karma di oggi, è un disastro. Secondo me, se qualcuno conosce la numerologia, perché magari questi qua pensano di conoscerla, forse le cose sono due, o non sanno un cazzo, o sono dei pazzi. Perché questo re qua durerà 9 anni, 9 massimo, e tra 9 mesi cominceranno a esserci problemi molto seri. Perché 9? Perché il karma, che destino, è 9. E pertanto lui adesso, 9 anni, dopo 9 mesi, si apre il suo ciclo. È un ciclo osceno, no? Voi dovete capire che la ciclicità... Allora, che cos'è che io ho scoperto? Che non ha scoperto nessuno al mondo.
Non l'ha scoperto Einstein, non l'ha scoperto nessuno, l'ho scoperto io. Una cosa folle. Al mondo ci possono essere dei numerologi più bravi di Alberto Ferrarini? Secondo me sì. Secondo me sì. Perché io ritengo che come numerologia da 0 a 10 come conoscenza abbia un 7, abbia un 8. Buono, sono forte. Ma ritengo che forse ci può essere qualcuno che sia più forte di me. Ma io ho capito un concetto che nessuno al mondo ha mai capito. E di questo ne sono certo. Oppure qualcuno l'ha capito ma non è riuscito a tramandarlo. Il nostro sangue, il nostro DNA, il mio sangue, dialoga con il tempo attraverso un processo biologico. Cioè, voi vedete che qui sul polso, qua, lo vedete l'orologio? Non ce l'ho l'orologio, giusto? Ma dentro il mio sangue, nel mio sangue c'è un orologio. E l'orologio biologico dialoga con la mia data di nascita e dialoga poi con gli eventi nella vita. Ho fatto delle scoperte che sono incredibili, non le ho mai dette a nessuno e non mi va nemmeno di dirle. Perché riesci a capire il destino di una persona, riesci a capire delle cose che sono inaudite, da quanta precisione, ma da quanta paura facciano. Sono impressionanti. E queste cose non le dico. Ho fatto l'Accademia di Numerologia con Red Ronnie, che è una bomba allucinante, è meravigliosa. Ci sono delle cose che però non posso dirle. Ma che cos'è che vi voglio dire? Ho compreso che il nostro sangue è formattato secondo la sequenza di Fibonacci. La sequenza fa 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. E da lì si creano gli organi. Quindi si crea l'intestino, si crea la mascella, si creano gli occhi, si crea tutto. L'universo dialoga con il nostro DNA in fattore matematico attraverso un principio matematico che è la numerologia antica, ma in seconda battuta dialoga con la simbologia e con le metafore. Perché tutto è simbolico, tutto è associativo ed è metaforico. Se io devo parlare con Sole e Luna, qui c'è scritto Sole e Luna. Sole e Luna, se io devo parlare con te, ma con chi parlo con te? Con quella che è nata nel 1978? O parlo con quella che è nata nel 1987, tu conti un cazzo, tu non conti niente. Ok? È arrivato? Aspetta che ti spengo. Cazzo, spegni, vaffanculo. Mi tocco anche... Allora, stavo parlando... Allora, facciamo un passo indietro. Il passo indietro è che oggi è una giornata meravigliosa perché è un 6 che vuol dire regina e il karma di oggi è un karma 18 che vuol dire re, che vuol dire... Guarda che ti ho sentito finora, Non ripetermi, io ti ho sentito. Ah, per Carlo d'Inghilterra è un giorno da toccarsi i maroni, perché lui è un 5 karma 2 ed è totalmente antagonista. Il giorno dove lui dovevano premiarlo oggi era il 2 di maggio. Perché il 2 di maggio di quest'anno o l'11 di maggio è esattamente i suoi numeri al rovescio. Se tu fai 2 maggio 2023 viene fuori 2 karma 5, lui essendo un 5 karma 2 incrociavi la sua data di nascita e era lunga vita al re. Invece gli hanno messo dei numeri antagonisti, questo qua c'ha un futuro di guerra, gli faranno la guerra, sarà nella confusione, non saprà cosa fare, andrà in grossa difficoltà. È come che gli avessero fatto un tranello, ok? Detto questo, stavo spiegando alle persone qui presenti come funziona, che la matematica sacra dialoga col sangue, dialoga col DNA, e se io parlo ad esempio con te, tu sei nato nel 1961, giusto? Benissimo. 51. Ma no, ti do 10 anni, lo so già, ma tu sei del 61. Allora, fai la detox, ringiovanisci 10 anni. Qual è il 9? Faccio il 9? Bene. Allora, il 9. Bene.
Perché il 9? Perché il 9 parla di sangue, quindi siccome la detox lavora sul sangue, sulla rigenerazione cellulare, sul raffreddamento del sangue, dopo 72 ore c'è un FAP, è come dire grazie a Gesù di darmi la benedizione. Ma al di là di questo, che sono tutti degli incantesimi e delle metafore, una cosa fantastica è che tu hai mentalmente 70 anni, ma il tuo sangue, il tuo inconscio, la tua anima hanno 100, 200 mila anni. Cioè, il tuo sistema cellulare è vecchissimo e il dialogo dell'essere umano è simbolico, metaforico, associativo e dialoga attraverso la matematica, pertanto tutto è simbologia. Quindi la simbologia la fa da padrone ed è per questo motivo che il Buddha e Gesù Cristo parlavano attraverso la simbologia e le metafore, perché loro avevano capito che se io e te dobbiamo parlare 100.000 anni fa, facciamo un passo indietro, andiamo indietro a meno 20-30 mila anni fa, secondo te non facciamo questo dialogo, ciao come stai, facciamo tutti i gesti, tutte gesta, affanculo. Sono tutte gesti. No, mi viene in mente la barzelletta. Allora, qual è il concetto? Il concetto che le persone devono capire, i medici non sono fuori strada, non ci sono proprio. È come dire, la conoscenza è su un palazzo e loro sono tutta da un'altra parte. Perché se tu vuoi dialogare con l'inconscio delle persone, devi ragionare come un uomo primitivo di 200.000 anni fa. E nella mia stupidità, ignoranza, io ho questo dono, che ho capito che tanto tutto è matematico, tutto è simbolico, tutto è stupido. Quando tu entri, piantala, quando tu entri nella matematica, nella simbologia della persona, a quel punto puoi prevedere presente, passato, futuro. Puoi prevedere se questa cosa va bene, se questa cosa va male. Se tu ti faccio un esempio. Sai quanti anni aveva il presidente Ferlaino quando ha vinto lo scudetto col Napoli? Dopo quanti anni aveva il Napoli? 18 anni. De Laurentiis? 18 anni. Ok? 1987, anno 7. Quest'anno 2023, anno 7, dopo 36 anni, età ciclica. Spalletti, karma 7. De Laurentiis, karma 7. Il Napoli poi, quell'anno che il Napoli vinse lo scudetto, la Cremonese arrivò in semifinale di Coppa Italia, quest'anno è arrivata in semifinale di Coppa Italia. Tutto si sta ripetendo perché nel nostro DNA c'è un orologio che è biologico e dialoga con il tempo. Allora le persone devono capire in questo contesto qui, va bene, che a questo Carlo qua gliela tirano dietro, ma le persone, secondo me, per fare un grandissimo salto di qualità dovrebbero incominciare a capire che quello che studiate conta zero assoluto, ma se voi volete incominciare a diventare dei numeri uno dovete incominciare a dialogare con l'universo. L'universo, dovete ragionare come l'universo, e l'universo ragiona come vi sta dicendo Alberto Ferrarini. L'universo ragiona con la matematica, l'universo ragiona con i simboli, con le metafore, con la ciclicità, con la teoria del precedente e con la legge causa-effetto. Queste sono le leggi dell'universo. Allora c'è un commento bellissimo, ci sono alcuni commenti che dicono parli così bene Alberto che Red dorme. No, non è, il motivo è molto semplice, lui mi dice vieni in diretta, io guarda sono in montaggio, sto montando, te lo no, vieni in diretta, vabbè, ma tanto io vengo in diretta per ascoltarlo, potevo ascoltarlo anche mentre lavoravo, perché tanto lui parte e parla. Ho spiegato un concetto importante, perché sì. Importante venisse applicato nella medicina, ci sarebbe un disastro pazzesco, perché sconvolge certo. Tutto, perché tu, il medico cura l'effetto, io invece non curo né l'effetto, perché non ci capisco nemmeno dove sono gli altri. No, il medico cura il sintomo, non la causa, l'effetto è la causa, il medico cura il sintomo. Va bene, quello che sia, io capisco come funziona il sistema cellulare. Il sistema cellulare funziona e viene mappato attraverso la simbologia, le metafore, la ciclicità. Pertanto, addirittura, quando
ti faccio un esempio, se in numerologia, ti dico una cosa che non potrei dire, ma la dico lo stesso, se in numerologia un figlio odia il padre, odiando il padre odia la madre, lui, ad esempio, io ho scoperto delle date di morte delle persone, altro dato che non voglio rivelare, e se qualcuno è un po' sveglio dovrebbe studiarsi i 10 comandamenti. Ricordati che non c'è una data di morte per una persona, ce ne possono essere 4 o 5, sono variabili. È come dire che uno potrebbe morire 10 anni fa, invece morirà tra 50 anni. E questo in funzione dei 10 comandamenti. Nei 10 comandamenti c'è una conoscenza che è impressionante. E la cosa assurda, che non sono bigotto, l'ho scoperta attraverso la simbologia, le metafore e la matematica. Se le persone incominciassero a seguire un attimino i puntini, sarebbe fantastico. Come fare la diretta su Elon Musk, che faremo a breve, che quella è una figata straordinaria. No, no, adesso la devo raccontare, però cazzo. A parte che voglio la barzelletta, non ve la dico la barzelletta. No, allora, lui è venuto da me, abbiamo fatto una diretta, che lui le chiama le dirette, in realtà sono delle registrate. Allora ha fatto tutto un bel discorso sul calendario gregoriano. Fra l'altro ti devo mandare un link, ho beccato una roba sul calendario gregoriano. Allora a un certo punto, poi dopo su Elon Musk e l'intelligenza artificiale. Io ho montato tutto, poi lui dice, ah no, dice, no perché c'ho degli altri dati, la dobbiamo rifare. Cazzo, io ci ho lavorato 4 ore, porca puttana, solo di montaggio su una cosa. Vabbè, poi l'altro giorno... dice, passo da te, va bene, a mezz'ora da me mi chiama e poi mi dice, mi dai i numeri di Elon Musk, allora quanti figli aveva, come si chiama quello, e lui mentre guidava dice, ah cazzo, perfetto, allora quello che, ah va bene, dimmi, quando sei sposato, io su Inter, quando sei sposato, vabbè, qui, fra quanto puoi essere separato, ah perfetto, allora vedi che c'ho ragione, e dice, arrivo, facciamo, dico, no, non facciamo un cazzo, lì andiamo a mangiare, perché te la prepari bene, cazzo, perché te me la fai rifare per la terza volta, porca puttana. Quindi, io dico, perché no, in effetti ha beccato, lui diceva delle robe e in effetti corrispondevano a quello che leggevo mentre lui guidava, capito? Ma non corrispondo niente, perché solo Musk ha la prima figlia che è transgender, giusto? Sì, no sta zitto adesso, non farla qui, cazzo, abbiamo detto che la facciamo, porca troia. Cosa guardi? Mi hanno chiesto di condividere un attimo la diretta, aspetta un attimo. Beh, certo. Farete grandi cose insieme, scrive Nunziata. Nunziata, ne abbiamo già fatte, abbiamo fatto... Cioè, io c'ho Alberto Ferrini che mi sta gli occhi, c'ho gli occhi rossi, guardate, c'ho gli occhi rossi. Guardate, forse sta al computer, vedete? Ecco. Mi esce dagli occhi, dalle orecchie e anche dai coglioni. sono insieme a lui sempre. Cioè, tra detox, numerologia, io ho già montato 25 ore, 25 hours, non so quanto voi siete arrivati, però montare 25 ore non sono pochi. Poi la detox sono 3 ore. Questa è bella però, assomiglia a Crozza. No, è Crozza che assomiglia a me, ma va bene così. Comunque, allora, no, a parte scherzi, dialogare a parte gli scherzi, io tengo il Ferrari di Dixit perché lui è incredibile, perché non ne sa una, cioè, oggi cosa ha detto, pure perché ho veramente il Ferrari di Dixit, dove c'ho il telefono? Ce l'ho qui. Allora lui ne dice una dietro l'altra, allora aspetta, fammi vedere l'ultima che ho aggiunto, mi fa morire, perché lui parte, ma è vero, perché in effetti Crozza, quando prende per il culo me, fa anche il fatto che io cambio discorso, mi impappino, e lui idem, lui parla di... E non, allora, cosa vuoi che ti dico? Alla quinta volta che lo diceva, io l'ho scritto. Poi dove c'è? Dove che io ho imparato a farla? Ma la cosa più bella, era a Monaco di Baviera, e allora dovete sapere che a Monaco di Baviera la via si chiama Strasse, ok? Allora dico, dobbiamo andare in Elizabeth Strass, e lui dice, che cazzo di cognome è Strass? Ecco, quindi cioè, lui esalta l'ignoranza, ma è ignorante, quello è il bello, hai capito? Sì, sì, ci racconti anche la barzelletta? No, non racconto la barzelletta è sui 10.
di essere un professore degli ignoranti, ma però da ignorante ho capito quello che un plurilaureato non capirà neanche tra 80 vite. O meglio, non capirà neanche, avete notato, neanche, non neanche. Nemmeno, nemmeno. Nemmeno. Allora, ti spiego, il concetto è che se tu vedi le dirette che faccio su Si Causa, non effetto, sono dei capolavori, persone che non conosco e... Sì, pum, lo so, pum, lo so, pum. Lo so. No, no, ma anche, l'ho visto, le video di persone io. Aspetta che rispondo a questo. Paolo Recupero dice, quando censureranno tutto su internet, Elon Musk sarà l'unico che potrà darci internet satellitare per comunicare tra di noi. Secondo te Elon Musk non fa parte di loro? Secondo te se censurano tutto su internet, poi Elon Musk ci può dare la libertà? Ragazzi, la libertà bisogna conquistarsela, ognuno deve avere... Allora, voi due siete una barzelletta, va bene ragazzi. Poi pensavo di essere l'unica ad essere presa in giro per come parlo, per i miei errori, Claudia. Allora, Alberto è unico così. Beh ragazzi, qui siete tutti innamorati. Ma la Roma perché non vince mai? Perché non vince mai la Roma, Alberto? Quella è roba tua. La Roma? Ha perso anche stasera 2-0. Ma perché è una squadra mediocre. Cioè, Mourinho ha già fatto un gran lavoro. Se poi non c'è Dybala che va a 100... una squadra mediocre la Roma. Quest'anno è stato il Napoli che è stata una grandissima squadra, perché allora che cosa succede? L'energia ti dà uno spintone perché è il tuo momento, però devi avere una grande intenzione fantastica. Io comunque volevo fare i complimenti a un mio grandissimo amico che oggi è andato in Serie A, che si chiama Alberto Gilardino, che è l'ex campione del mondo, che ho avuto modo di lavorare con lui diversi anni, una persona che adoro perché gli voglio veramente bene, e lui, una cosa incredibile, che è nato il 5 luglio del 1982, quando Paolo Rossi fece 3 gol contro il Brasile, in un 5 karma 5. E lui ha firmato il contratto con il Genoa, che era stato esonerato, l'hanno messo lì tanto, il 5 di dicembre del 2022, che era un 5 karma 5. E gli ho detto, guarda che ti va di culo, cioè pum. E difatti è così, usare la numerologia nel lavoro, usare la numerologia lavori su tantissimi livelli, su tantissimi piani, ma dialoghi con il DNA, perché i numeri, e lo ripeto, dialogano secondo determinate sequenze che partono da Fibonacci e parlano dalla matematica sacra. Comunque la cosa più importante da capire, da comprendere, se noi vogliamo dialogare con l'universo, dobbiamo avere 2 fattori. Il primo fattore che dobbiamo avere è la mente vuota, ok? Avere mente vuota, e qui diciamo che io sono in pole position, vuol dire che una persona che è vuota, perché Dio ama, metaforicamente parlando, gli ignoranti? Perché gli ignoranti sono quelli che hanno più ispirazioni? Perché hanno la mente vuota, pertanto non hanno protocolli, è libera, e pertanto se una mente è vuota, l'universo ha più facilità nel inserirsi nella mente, ok, nella corteccia, in questo caso nel settimo chakra, ed illuminare la persona. Ok, questo è un dato molto importante. Oggi le persone, secondo il mio punto di vista, studiano troppo. La cosa più importante che un bambino dovrebbe fare a scuola è studiare, la prima cosa, l'autostima, la seconda cosa, imparare a vendere, e la terza cosa, deve imparare l'etica e la compostezza, le regole. Perché? L'autostima, perché dialoga con il nostro sangue, con il nostro DNA, con la milza, con il nostro sistema cellulare, con il nostro inconscio. L'imparare a vendere, perché la vendita è fondamentale in tutti i settori. La vendita dialoga, ad esempio, le donne migliori al mondo, ok, sono partite da vendere il loro corpo, ma è sempre vendere. La vendita è una cosa pazzesca, importantissima. Oggi le persone non sanno vendere perché non sanno dialogare. Senti, conoscono tutto, ma non si sanno fare, ok? Quello è il concetto. Guarda che stanno dicendo, ma è Re Carlo? Cioè non dobbiamo parlare di Re Carlo? Re Carlo, secondo me, tra 9 mesi andrà nei casini, cioè è una situazione niente. Poi ricordatevi, è un re che avrà molte problematiche. C'ha la faccia da re quello lì.
Secondo me sembra o che, allora, se qualcuno conosce un po' come funziona la numerologia, sembra che gli stia che gli abbiano tirato un tranello. Se qualcuno non conosce niente, non lo so. Comunque, ricordatevi che Gesù è lentariello, ma non è scurdariello, e quello che ha fatto la monarchia a Lady Diana la pagheranno. L'hanno uccisa. No. Allora, Lady c'è una sequenza matematica che non spiego, ma Lady Diana ha preso l'energia di, come si chiama, Bogana, quell'altra regina che era tantissimi... Quella di Enrico VIII, Anna Bolena. Bolena, esattamente. Anna Bolena è morta. Bogana. Bene, Anna Bolena è morta nella stessa età di Lady Diana. L'hanno decapitata. Viveva ad Amboise vicino a Leonardo da Vinci. Lady Diana è morta a Parigi ed è stata decapitata, perché quando hanno fatto un incidente stradale, in realtà passare da quella velocità a quella velocità c'è un colpo di frusta pazzesco. E la Bolena, metaforicamente parlando, che cosa ha fatto? Si narra che fosse incinta del fratello di qualcuno, come Lady Diana si narra che fosse incinta di chi? Del Fayed. Così Lady Bolena poteva mandare in crisi il re di Enrico che fu, e Lady Diana la stessa cosa. L'energia ciclica, come va per il Napoli, vanno anche per queste cose qua. Io avrei delle spiegazioni da fare che fanno rabbrividire, ma non le spiego, perché oggi il mondo non è pronto e non ha la mente aperta per accogliere come l'universo dialoga con le persone, senza che le persone ne siano consapevoli e pronte. Quello è il concetto. Sì, ma poi uno dei due figli, quello che adesso lo mandano via, non è figlio di Carlo, eh? Questa è una supposizione, però... Ma no, è identico. Allora, un conto è dire il figlio è e il figlio non è. Un conto è capire come l'energia si muove. Tu sai come si è mossa l'energia di Adolf Hitler? Come si è mossa l'energia dei Kennedy? Ci sono dei calcoli matematici che sono precisissimi. Noi siamo influenzati tremendamente dall'energia. Sai che John Fitzgerald Kennedy andò da Gustavo Roll e gli chiese cosa vedeva nel futuro, e lui disse alla moglie: ti vedo tutta piena di sangue. E poi, insomma, gli ha previsto questo, e Hitler, no, Mussolini lo chiamò nel 1943, quando l'Italia stava vincendo insieme alla Germania, e gli chiese come andrà a finire, e lui disse: vedo la guerra persa. Lui ci prendeva, porca puttana. Però vuoi che ti dico? Questo vuoi che ti dica? Vuoi che ti dico? Vedi che l'ha detta? È fantastico. Allora, cioè, tu devi veramente fare un nuovo vocabolario, come lo chiami tu, Cioè, lo devi fare. Sì, vuoi che ti dico? Basta con questi congiuntivi qui che vadano a fare in culo. Vai. Allora, io celebro l'ignoranza, però l'universo viene a parlare con me, e quindi questa è una cosa interessante. Allora, ti spiego un concetto. Non lo so se Roll ha fatto questo. Io non lo farei mai. E ti spiego il perché. Quando una persona vede quello che può succedere, può intervenire. Duce. Esatto, vedi che lo scrivono, Duce, per me la guerra è persa, le parole che lui disse. Ma sai, no, però Alberto, un momento. È la mia diretta, adesso che ti spiego due cose. È la sua diretta. Alessio Stefano Sessu, un calciatore del Siena, che oggi ero a pranzo insieme con lui. Sessu, un giorno, io dissi a Sessu: guarda che, cioè, siccome stai vivendo un momento di soppressione, un momento di casino, c'è la possibilità che oggi succeda un incidente giocando a calcio, perché un giorno così, 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 così. Che devo fare? Non devo giocare? No, devi giocare, devi mettere un parastinchio doppio. Vaffanculo, io non metto i parastinchi. Questo giocava senza parastinchi. Bene, lui ha messo un parastinchio doppio, quello rinforzato, uno è arrivato a gamba tesa e gli ha spezzato una gamba. Quando gli ha spezzato una gamba, che piangeva come un matto, il massaggiatore gli ha detto: Alessio, qua sei fottuto.
E lui ha detto, eh no, sono protetto. La settimana dopo era già in campo. Morale, non avevo un cazzo, il parassinco l'ha salvato. Una persona... Parassinco. Una persona, quando prevede che succeda qualcosa, può intervenire prima, perché certo, vede il problema, ma deve trovare la soluzione attraverso l'incantesimo. Ma difatti Roll non è andato da Mussolini a dire che cazzo stai facendo la guerra, l'hai persa. Mussolini gli ha chiesto come andrà. Parastinchio. Questo vale il parere di Dixit. Lui, se tu me lo chiedi, io te lo dico. E cazzo è quello. Poi c'era una domanda, cazzo, aspetta. Allora vuoi che ti spiego una cosa? Se io ti dico vuoi che 20 ti spiego? Aprile, dimmi, 20? 20 aprile, 20 aprile 1889. Ok? È nato Adolf. 56 anni e 10 giorni dopo è morto. Poi, attenzione, è morto per la storia, ma lui ha cambiato identità e sì, magari se non... Alberto, questo lo spieghi nella Accademia. Quindi non dirlo, hai già spiegato. No, ma c'è una domanda interessante, vedi? Aspetta, c'è una domanda. Se tu fai il calcolo, 56 anni e 10 giorni dopo, la sua data di morte, il primo 11, karma 5, 2 karma 5, che è la sua data di nascita, che giorno è? Mi fate 56 anni? 2001. È l'11 di settembre. Fermati. Chi è che non c'era? Chi è che non c'era in quel giorno? Gli ebrei. E Hitler, sì, che cosa faceva? Chi è che uccideva? Gli ebrei. Cioè, la conoscenza, ricordati, che l'energia innanzitutto gli fa fare quello che vuole le menti delle persone. E le persone, se sono comprese, riescono a calibrarla, sì o no? Allora, due cose. Uno, in due mi hanno chiesto che cosa bevevo io, era del latte di riso fresco. Un'altra cosa è... sai la teoria che c'è che molti sono dei cloni. Difatti Floriana scrive, non era Carlo, oggi Carlo è già in cielo da un pezzo. Cioè in pratica hanno sostituito, c'è anche un video molto bello che adesso non c'ho, al limite lo mostro lunedì prossimo nella mia diretta, dove c'è Biden che fa così e si ingrinza tutto dietro come se avesse una maschera. C'è chi dice che molti di questi li hanno già fatti fuori e ci sono i cloni, ok? Allora, Red, perché interrompi sempre Alberto che perde il filo, ok? Lo ha detto anche un suo genero ed è passato per le armi, non so che. La guerra si vince attraverso l'amore, quella è un'altra. Aspetta che arrivo verso la fine perché siamo in diretta e io faccio lo sporco lavoro di leggere i messaggi. Si può fare qualcosa per salvare Carlo, Lorella? E che me frega di Carlo? A me personalmente no, però bene. Red, sembri un po' ubriaco. Non sono ubriaco, sono rilassato. E tutt'oggi che... Oggi ho fatto una lezione di 4 ore a degli studenti della Toscanini parlando di musica e di tutto. Quindi sono stanco, ero in montaggio e mi torno e sono qui. Non sono ubriaco, mi rilasso. Ci siano molti cloni, vedi, anche Berlusconi, dicono che ci sono tanti cloni. Trump sono giustiziato, va bene, mamma mia. L'intelligenza artificiale farà un gran casino sui cloni, sulle persone, perché sì, ti possono creare un'immagine. Anche Madonna è un clone, scazzo, sono informati, mi stanno dicendo tutti quelli che io so che ci sono dei grandi dubbi, che siano, sì, cloni, creano dei cloni e poi li manovrano. Quindi, parlate di Camilla, scrive Karen, ma scusa, ma ti frega qualcosa di Camilla? Cioè, non lo so. Ma Camilla è quella che lui, Carlo, disse questa frase d'amore bellissima, vorrei essere un Tampax quando c'hai le mestruazioni, roba del genere. Una frase, una poesia incredibile, vabbè. Allora, no. Sì, capisco, ma secondo, cioè, bisogna capire un concetto. Allora, ci sono tante domande qua, aspetta. Beh, rispondi. Non so, ce ne vanno troppo veloci. Troppo veloci. Io comunque i bambini, mi piacerebbe creare una scuola per creare dei bambini che dialogano con l'universo. Sarebbe una cosa di una...
cioè questi bambini qua quando hanno 20 anni ti fottono, cioè ti guardano, ciao. Stanno nascendo molti bambini strani, bambini indaco, molti bambini strani stanno nascendo, molto forti. Tempo stanno nascendo dei bambini validi, ma il fatto stesso dei bambini è che sono governati da dei genitori che non hanno conoscenza e soprattutto da madri che sono molto stressate. Di conseguenza creano dei transfer emozionali di basso livello, tanto che negli ultimi 2 anni ci sono state più 700% di aborti e c'è un casino veramente allucinante che sta venendo avanti per i bambini. Io credo che nei prossimi vent'anni si passerà alla storia più brutta dell'umanità per quello che riguarda i bambini, perché i bambini purtroppo, soprattutto in questi ultimi anni, distanziamento sociale, lockdown, per il loro inconscio c'è stato un fortissimo sconquassamento proprio del sistema immunitario, ma questo lo vedrete entro 28 anni, perché il cervello inconscio dialoga fino a 28 anni, perché noi dialoghiamo direttamente con il sistema lunare. Il sistema lunare è fatto di 28 giorni, 28 mesi, 28 anni, ok? 28 è il ciclo anche delle donne, il ciclo delle mestruazioni, è il ciclo di quando si taglia l'erba, e quindi segue una determinata fase. Se una persona entro i 28 anni non ha finito determinate cose, difficilmente va avanti a fare quel ciclo. Questi bambini piccolini sono stati no traumatizzati, sono stati veramente sconquassati, e dei genitori che hanno vissuto con paura, inconsciamente loro hanno assorbito la paura. Pertanto un bambino, quando avrà 18-19 anni, avrà un trauma, quel trauma si andrà a riprogrammare con un trauma che ha avuto all'età di 1, 2, 3 anni, non se lo ricorda nemmeno. Si trova che avranno tantissimi problemi al sistema immunitario, malattie autoimmuni, ricordatevi, e legate al conflitto motorio primo chakra, perché nel lockdown stavano tutti quanti a casa. Vedere un bambino che sta a casa è stato veramente una bestemmia all'ennesima potenza. Invece, secondo me, dovevano dire ai bambini: i bambini portateli nei boschi a camminare e a cantare, ad abbracciare gli alberi, li avresti salvati. Invece tutti questi bambini, distanziamento sociale, lockdown, paura, didattica a distanza, gli hanno programmato il loro sistema cellulare a un inverter cellulare, che è un conflitto futuro, che è già in atto. Non c'entrano i sieri, i vaccini, no, questo qui è un comportamento biologico. Ti faccio un esempio, perché io ragiono così? Io ragiono così perché quando ero piccolo facevo scuola guida anche all'età di 1 anno e guardavo le macchine, e pertanto il mio cervello è mappato sui cartelli stradali, quindi simboli, metafore. Questi qua invece gli hanno fatto una violenza inaudita. I bambini sono stati stuprati e violentati negli ultimi 3 anni come non è mai successo in milioni di anni. Perché un bambino, ricordate, potete tirargli una sberla, potete tirargli un calcio nel culo, non importa. Ma se gli date l'opportunità di non abbracciare, di mettersi la mascherina, che vuol dire mettere la mascherina a un bambino, vuol dire invalidarlo, perché vuol dire tu devi stare zitto, perché il dialogo non è analitico, è inconscio, è verbale. Se io metto la mascherina vuol dire stai zitto, che non capisci un cazzo. Ma se io dico stai zitto, mi vado a chiudere anche il chakra del cuore, il chakra del polmone, quindi problemi di respirazione, quindi in futuro ansia, paura, attacchi di panico. Ma comunque... Vedo che Siria e altri stanno togliendo i bambini, hanno tolto i bambini e fanno le scuole parietarie, molto bello. Le scuole si possono curare, allora il livello delle scuole è talmente basso che per fare giusto basta fare qualsiasi cosa. Secondo me la scuola vera di un bambino oggi dovrebbe essere vicino agli animali, perché l'animale mi va a svegliare l'anima del bambino. E vuoi che ti dica un'altra cosa? Il futuro, vuoi che ti dica una cosa non bella? Il futuro è che vorranno attaccare gli animali, e lo stanno facendo già in Cina, perché ci sarà un virus che questo virus, diciamo, che comporterà gli animali, e quindi gli animali saranno portatori sani secondo determinate cose, eccetera. Chi vuol capire? Mi piace perché Ronaldo è in linea con tutto, perché dice vevo invece di volevo, vevo sapere chi di voi due ha, senza accento, bisogno dell'altro. Cioè, proprio perfetto, l'italiano è uno che c'è, cioè, chi dei due ha più bisogno dell'altro. Qua, il giorno in cui tu ti dici fai il bilancio dare e avere, è il giorno in cui devi smettere un rapporto. Di solito la chiarezza, eccetera.
Allora, già bloccati 5 chakra, 2 quarto, lo hanno fatto apposta i bambini. bambini, io ho fatto dei video nel 2020 molto forti e oggi sono attuali, bisognerebbe andare indietro con la storia. Comunque i bambini veramente gli hanno fatto di quelle schifezze che sono inaudite. E purtroppo i genitori non opporsi a questo. Bello, Nadia dice che Nadia Vesco dice che in Alto Adige ci sono le scuole nei boschi. Bello. Molto buono. Perché Mio figlio. l'albero che cosa rappresenta? L'albero, che non so, te tu che sei l'esperto. L'albero L'albero, mantiene lo ah già è stoccato. vero, albero di ferro. Mio figlio No, 10. l'albero, no, che cazzo? L'albero è un'antenna. Sì, Ricordati che gli infatti tu alberi. dici Alberto Ferrini, albero di ferro, antenna. Lascia stare, non c'entro io. L'albero, per l'universo, gli alberi sono delle antenne. Quando l'universo. Oh, mi ascolti o no? Sì, ma nel frattempo leggo i messaggi, cazzo. Se vuoi che ti dica dopo dei messaggi, visto che non li caghi, dovrò leggere i messaggi. Ce ne sono un'enormità, porca troia. L'albero. Quando l'universo dialoga con l'essere umano, non è detto che deve dialogare in un modo diretto. Può dialogare anche in un modo indiretto e lo può fare attraverso gli alberi. Quindi l'universo dice: guarda, diamo illuminazione e conoscenza a quell'ignorantone là. Come si chiama? Alberto. Non so un cazzo, quello lì è giusto per noi. Quell'altro, guarda un altro ignorantone, che è Red Ronnie. Ok, hanno degli alberi vicino? Per un bambino avere un albero vicino è vitale. Perché? Perché l'albero in natura rappresenta l'antenna. L'universo mi scarica l'energia all'albero, l'albero prende l'informazione dell'universo, pum, e la spara a chi? A chi la riceve? Al ricevente siamo noi. Pertanto noi siamo figli del regno vegetale a immagine e somiglianza. La differenza che c'è tra me e un albero qual è? Tra te un albero che te ti muovi, l'albero sta fermo. Bravo, Cazzo, ma ah, giusta. ci ho preso e credo di dire una cagata. Cazzo, è No, fantastico. la differenza è che l'albero sta fermo, invece l'essere umano ha la possibilità di spostarsi. Tanto che Nikola Tesla dice che gli alberi sono, noi siamo delle stelle in movimento, siamo degli alberi in movimento. Le braccia sono i rami, le tette di una donna sono i frutti, le gambe sono le radici. Capito? E quando la donna ha un problema o all'intestino o alla patata, vuol dire che ha un conflitto di territorio con l'ambiente che vive. Sono tutte simbologie che sono arcaiche, si chiama conoscenza arcaica. Non è una conoscenza di nata ieri, bisogna dialogare con questo tipo di principio. Io sai cosa ho fatto alla mia migliore amica una volta, bellissima, tra l'altro una bellissima donna, l'ho spogliata nuda in giardino da me, ho fatto una buca, l'ho messa dentro con le gambe, ok, e fuori con il culo, ed era appoggiata con la patata, il sedere, e aveva le mani aperte con i capelli. Lei faceva l'albero. Era una fotografia, se la trovassi questa foto è di uno spettacolo allucinante. Perché fa capire che la donna non è altro che la continuazione di Madre Terra, che Madre Terra prima dialoga con gli alberi, poi attraverso il regno animale, l'animale si prepara, l'anima si prepara a vivere per diventare femmina, per diventare Madre Terra. È tutto giusto. È che nessuno mi capisce perché. Uno, per capirmi, deve entrare nel mondo delle metafore, della simbologia, della matematica. Allora, quando tu entri in questo mondo, è tutto semplice. Se la donna ha la cistite, se la donna gli brucia il pipì, è perché vuol dire che ha un conflitto di territorio nel suo ambiente. Lavora in un posto che non gli piace, c'è qualcuno che gli rompe i maroni, o a casa non ha un posto con la fare fa. Perché i bambini Giustamente dice che c'è. si pisciano a letto? Alcuni pisciano a letto, perché? Io sai quanti bambini ho fatto smettere di pisciare a letto? Tantissimi. È una cazzata. I bambini quando pisciano a letto fanno bene, hanno ragione, hanno dei genitori che sono dei coglioni. Perché un bambino
dice nel suo inconscio, siccome un bambino fino a 3 anni è ancora un animale, è cervello arcaico, un bambino, la mamma dice, non puoi andare là, ti devi togliere le scarpe, di là non puoi, di là è il mio ufficio, di là no. Il bambino non ha un territorio nel suo ambiente. Non avendo un territorio dove non si sente a casa sua, l'inconscio non sa dove marcare il territorio. Quando il bambino dorme la notte, la sua mente analitica si stacca, che si deve ancora formattare, esce il cervello animale del bambino e dice qua è il mio territorio, e si fa una gran pisciata sul letto, perché dice, cazzo, almeno qua non mi rompi i coglioni che posso far sì che questo diventi il mio territorio. Bene, a quel bambino cosa bisogna fare? Digli, fa la pipì a letto. Bravissimo. Io una volta un bambino, un amico di mia amica, mio figlio fa la pipì a letto, io ho guardato quel bambino là, gli faccio, tu fai la pipì a letto. Si è vergognato, sta zitto, lui si è vergognato e io gli faccio, ma tu sei un grande. Ma come sono un grande? Ma tu fai la pipì a letto? Sì. Ma tu sei un numero uno, hai ragione. Ma sai perché fai la pipì a letto? Perché a casa tua non puoi fare niente di qua, 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 niente di qua. E tu hai bisogno di creare il tuo spazio. Lui si è messo a piangere e mi ha detto, hai ragione, questo qua avrà avuto 4-5 anni. Bene, il concetto è che alla mamma gli ho fatto comprare una corda grande così, lunga 10 metri. L'ha messa intorno e lui entrava dentro quella corda e diceva, qui mamma è casa mia. Quando lui è entrato in quel conflitto di territorio con quella corda, che quella era diventata il suo territorio, 2 giorni dopo non ha più pisciato a letto. Perché la mamma ha capito il suo territorio. C'è una che si chiama Lara che ha pisciato a letto fino a 6 anni. Ma ci sta, perché vuol dire che a casa sua non si sentiva. Lucia, stai zitto! Sì, no. Stai zitto. Allora, quindi... Perché mio figlio ha smesso a 12-13 anni di fare la pipì nel letto? Socio, 12-13 anni. Mamma, ma conto che conflitto che aveva questo. Vuol dire che il papà, vuol dire che la mamma, vuol dire che aveva un tormento a casa. I bambini quando crescono gli devi dire, ehi figlio mio, lo vedi quell'angolo là? 3 metri. Quello è tuo, fai che cazzo che vuoi. Ah, e lui va lì, quella diventa la sua casa, hai capito? Diventa come il suo nido, come il posto del cane. Ok? E invece quando uno non sa che cosa fare, impazzisce. La conoscenza non è intelligente, la conoscenza è animale. Il dito in bocca cosa vuol dire? Il dito in bocca così? Non so. Ah. Che... Il dito in bocca vuol dire che ti manca il seno della mamma, vuol dire che probabilmente sei stato strappato velocemente dal seno di tua mamma mentre era o magari ti stava lattando. Poi bisogna capire la persona e dialogare con l'inconscio di quella persona, perché ogni nostro inconscio, ricordiamoci che io magari ho 200.000 anni, può essere che Red ne abbia 300.000 come ne abbia 100.000, metafora, morale. Ognuno di noi ha un'anima che può essere più o meno voluta di un altro. Dobbiamo entrare nel database dell'anima per cercare di capire con chi cazzo stiamo parlando. Tanta gente che in questi ultimi anni fa tanto il figo e se ne stanno andando o non capiscono, è perché sono anime giovani. Perché un'anima riesce a influenzarla e un'altra no? Quelle che non influenzi sono quelle antiche. E quelle antiche tendenzialmente sono anche abbastanza ignoranti, perché non gliene frega niente. Invece quelle più giovani sono molto più acculturate, perché si basano su protocolli, perché hanno bisogno di creare ancore e di ancorarsi a quello che per loro è vero. O quello che per loro questo, è vero. Questo. Red, quando registri tu gli eventi di Alberto, dai quel tocco in più. ma... questo è vero, ma è ovvio, perché comunque tu riesci perché a... Perché io interagisco, cioè lui parte per la tangente, ogni tanto bisogna prenderlo e dire scusa non ho capito questa roba, scusa, e quindi è importante, capito? Arrivato adesso. Red, vorrei sapere chi sono, si riferisce alla diretta lunedì dove chiedevo a Siri chi è Red Ronny, quindi. Oggi ho pubblicato un bel video su YouTube sui microorganismi che tu Alberto dovresti vedere, ti ho mandato il link, ma te non guardi secondo mai un cazzo. Secondo me,
secondo me c'è molto di buono di quella cosa lì, non l'ho vista, ma sento che c'è qualcosa di buono. No, è ecco, fantastico. Una cosa che le persone dovrebbero incominciare è sentire, e qui il numero uno al mondo del sentire chi sono? Chi è il numero uno nel mondo del sentire? Quello di sentire, in che senso sentire? Sentire. Non so, sei tu, perché quando parli di numero uno c'è solo tu. Allora, con la fibromagia dico semplicemente una cosa. Fibromagia vuol dire che c'è un conflitto di svalutazione in atto e un conflitto legato al territorio. Già il fatto stesso che una persona, non so, va a vivere a Tenerife, crea un colpo di scena, crea un nuovo ambiente, si distacca di quelle persone che le possono stressare, cambia alimentazione, si toglie dalla sua tossicità e cerca di lavorare sul sistema nervoso per vedere se i parassiti si fanno le tossinazioni, già lì sta meglio con la fibromagia. Detto questo, la detox è magica in questi cosi qua, ve lo posso garantire. Un'altra cosa, cos'è che stavi dicendo adesso che mi è... No, stavo dicendo, ogni tanto, però è significativo questo fatto, no? Ogni tanto c'è qualcuno che dice, Re Carlo, ma ogni 100 messaggi, è significativo perché? Perché non gliene frega niente a nessuno, ma neanche in Inghilterra di quel re lì. Cioè non ha la faccia da re e lei non ha la faccia da regina. Cioè è finita, la monarchia inglese è finita con la regina Elisabetta, fine. Cioè questi continuano, sì, ma non ci sono più ormai, cioè è finito. Quindi no, Hammer secondo me è molto valido, a me piace molto Hammer, però ho scoperto attraverso la simbologia e le metafore che c'è anche tanta altra roba. Comunque sta arrivando il momento dell'unione, l'unione di tante cose che creano una grande cosa. Questo nel modo più assoluto è giusto, perché la cosa importante secondo me è portare il risultato. Il risultato è la miglior laurea che esista al mondo, teniamolo presente. Comunque la conoscenza secondo me è forte. Una missione che ha Red, la Red metaforicamente parlando è un'antenna, perché lui parla di antenne, ma è un'antenna anche lui. È un'antenna musicale. Dio in cielo ascolta Radio Red. Figata Radio Red. Sì, perché lui, secondo me, se Dio conosce gli italiani, conosce Red Ronnie. Perché comunque tu sei un'antenna. Magari questa antenna sarebbe un po' da dargli più volte, però la metafora è perfetta. Io come antenna che cosa sono? Sono un albero di ferro, pertanto da potenza l'antenna, e l'antenna da potenza a me, quindi uno scambio di energia. Però al di là di questo, c'era una domanda prima che era molto interessante, però che mi sono perso... Datevi la conoscenza, che è fantastica. Conoscenza impressionante. Dialogo col cervello arcaico, che è una cosa... Molto, molto. C'è sta povera Serena, che è la 20ª volta che scrive, cosa vuol dire per nascere con la ventosa? Vuol dire che ti hanno aiutato con la ventosa, non è che... Hai capito? Cioè, che l'hanno tirata fuori? Esatto, con la ventosa. Vuol dire che non avevi molta voglia di nascere. Ma no, ma non c'è... Allora, un bambino è effetto di sua madre, non c'entra... Vuol dire che la mamma che probabilmente voleva tenersi... Devi studiare tanto la mamma, ma devi studiare la mamma sotto un aspetto metafore, simbologia, e dopo ovviamente la vita di quella donna in quella contesto, in quella situazione. Cosa dico dell'Italia? Dell'Italia dico... guarda Red, che cosa dice dell'Italia? Dell'Italia dico che è un paese di rincoglioniti. È un paese degli rincoglioniti che purtroppo si deve svegliare. Sicuramente persone come me tendono a svegliare persone. Red, sicuramente anche lui sì. Bisognerebbe che ci fossero tanti Alberto, tanti Red, che tanti escono e devono svegliare persone, perché le persone vanno svegliate. No, le persone no, sono di più, sono rincoglionite totalmente. Allora, oggi come oggi le persone sono lì che aspettano, seduti sul divano, che tu gli risolvi i problemi. Ti faccio due esempi. Primo, cosa aspettano a togliere le
isole di plastica che ci sono in mezzo al mare, che è più grande dell'Italia. Aspetta, intanto loro continuano ad andare a prendere le bottiglie di acqua minerale di plastica, le bevono e le buttano via. Quindi uno aspetta che gli altri risolvano quello che puoi iniziare a risolvere tu quando devo parlare del biovitale. Oppure, quando faccio diciamo un qualsiasi video che metto sul mio canale YouTube, io ci metto un tot di tempo a creare il titolo, la descrizione e la foto di copertina. Nella descrizione, una volta mettevo per contattare questa persona alla fine il numero di telefono oppure la mail o il sito internet. Adesso il caso del NAMI che ho pubblicato oggi inizia proprio con il sito internet e la mail. Ci sono sette messaggi che dicono: come faccio per contattarli? Dove si può comprare? Ma cazzo, c'è scritto sopra, porca puttana. Cioè, le persone sono ebete. Cioè, la stragrande maggioranza di gente non ci mette un attimo di... Oppure ricevo le mail. Mi puoi mandare la traduzione del testo di, che ne so, un cacazzo di Jimi Hendrix? Ma porca puttana, scrivi il titolo. Jimi Hendrix, il titolo, testo tradotto, t'arriva, è quello che farei io. Ma svegliati. Cioè, proprio c'è una indolenza, quella si chiama accidia, voglia di non fare un cazzo. Cioè, proprio è incredibile sta roba qui. Sono veramente lobotomizzate le gente. Non hanno più la curiosità. Vivono preda degli algoritmi. Cioè, Posso spiegare un concetto di quello che stai dicendo? Sono d'accordo in parte. Il problema più grande, ti faccio un esempio, questa domanda qua, che sembra una domanda stupida, una domanda intelligentissima. Ma secondo te potrebbe entrare nel nostro corpo facendoci ciò che vuole, un'anima? Un saluto a te, Red Ronnie. Allora ti rispondo in un altro modo. Il più grande problema che c'è oggigiorno, che la medicina non vuol vedere, sono due. Sono due. Metalli pesanti e parassiti. Quando una persona ha un terreno parassitoso, infiammato, con infezioni batteriche e c'ha dei metalli pesanti, i metalli pesanti ti vanno a chiudere che cosa? Il settimo chakra. Il settimo chakra è la nostra antenna che ci permette di dialogare con l'universo. Se una persona ha il settimo chakra bloccato in seguito a metalli pesanti, che ha mangiato dove? Tonno in scatola, pesce pieno di tutto, scie di qua, scie di là, metallo pesante di qua, chi vuol capire capisce, bene. Fase 2, un intestino pieno di parassiti, carne di maiale, carne al sangue, pesce crudo, carne cruda, eccetera. Bene, i medici non vogliono capire questa situazione. Le persone che hanno metalli pesanti e parassitosi, che cos'è che fanno? Perdono tantissima energia. Se queste persone non hanno un grande dialogo interno ricco di fede e vanno anche in un cimitero piuttosto che in posti con bassa frequenza, ci possono essere le onde parassitarie, questi ospiti che ti entrano dentro. E ti entrano dentro soprattutto quando una persona vive un momento di grande depressione, in che periodo? Nel dormiveglia, quindi dalle 6 alle 7 del mattino, dalle 7 alle 8 del mattino. Queste persone, quando vivono questo stato, arrivano ad avere pensieri negativi fino a suicidarsi. Tutte le persone che si tolgono la vita non si tolgono la vita loro, si tolgono la vita perché hanno delle voci e queste voci sono inquinate da metalli pesanti, parassitosi in atto e da pensieri fobici. E queste persone sono assenti di fede in quel contesto. La medicina in questo contesto non è scarsa, è deleteria, perché non vuole. Chi è che parla così a livello di medicina? Sono gli indiani. Gli indiani sono un popolo che ti curavano il Covid con le pasticche da cavallo. Il problema dell'essere umano è che siamo pieni di parassiti. Questo è un concetto. Ed è una grande verità. Voi non ci credete? Fate a meno. Cioè, mi dai. Io addirittura un ragazzo che si chiama Nicola, 25 anni, l'ho visto un giorno, mi ha detto: sto pensando di togliermi la vita, mi viene ogni tanto qualche idea strana. Io gli ho riso in faccia.
Io ho detto, ma com'è la tartare di carne cruda che mangi sempre? Perché tu mangi come un maiale, mangi malissimo, sei stressato a casa perché tuo padre ha tanti problemi, aveva avuto un problema di salute forte, stai vivendo una situazione incredibile, vai da quel medico, ti troverà dei parassiti. È andato dal medico, mi ha chiamato, gli ha trovato dei parassiti sul cervello. Erano i parassiti che lavoravano sul suo stato emozionale. Se questo ragazzo andava da un altro medico, lo portava da uno psichiatra e gli davano i psicofarmaci non l'aiutano, ma gli danno potere al parassita. Lo so che ve non ci credete un cazzo, ma ho ragione. Punto. Così l'è. Tu sei un po' più fortunato perché sei vegano. Il fatto stesso di essere vegano è positivo perché uno che è vegano, non mangiando carne cruda, carne di maiale, carne al sangue, crostacei, non mangia determinate sporcizie. Ma il problema futuro è questo. Il problema futuro è questo. Allora, qui stanno... Anche stanno questa dando qui, giusta. Ma sì, ma è ovvio. Fatemi una domanda. Ma noi siamo in diretta solo su Facebook o anche su YouTube? Non ci ho capito un cazzo. Come non ci hai capito un cazzo? Non lo so come si usa, ho premuto un pulsante, però non mi vedo su YouTube. Aspetta, andiamo a vedere se... Perché tu leggi dei messaggi che io non vedo. Cioè tu stai leggendo dei messaggi... Io vedo che c'ho 2700... Ah, cazzo, siamo ancora... Siamo anche su YouTube, porca puttana. Ecco perché tu vedi dei messaggi che io non vedo, cazzo. Cioè tu leggi dei messaggi che io non vedo e dico, da dove cazzo li legge? Vedi, anche su YouTube, vedi? Perché tu vedi il totale, tu vedi la somma del totale, vedi? Laura su YouTube. Ah, ecco, tu dici dei messaggi, dico, dove cazzo li prende quei messaggi lì? E lui è andato... È vero che la zeolite aiuta con i metalli pesanti? Sì. Non solo la zeolite, c'è anche altro, non solo. Su tutti i canali, c'è anche... Ok. Cazzo. Sembrate Totò e Peppino. Grazie. Allora. Ad esempio, vedi, questo alimento qua, guarda, questo è veleno. Patata di cozzo. Cioè, se tu mi dici, ti do 10.000 euro, le mangi? Non le mangio. Non le mangio. Perché? Perché se tu hai difese immunitarie basse, minchia. Minchia. Se ti becchi la cozza sbagliata, no. Le cozze sono cos'è? L'immondiziaio del mare. Questa è la verità. Oggi il futuro sta nel sapere, nella conoscenza. Questa è la vera ricchezza. Non riesco più a seguire, ho due cellulari accesi, uno su YouTube, uno su Facebook, gliela do su ai commenti, troppa roba. Quindi pensaci te, se ne vuoi trovare qualcuno, perché tu almeno ne vedi solo uno scorrere, io li vedo entrambi. Comunque la cosa più bella è che le persone piano piano si devono svegliare e devono capire che noi siamo dei strumenti dell'universo. Io, ad esempio, sono uno strumento legato al sapere. Red Ronnie, magari, è uno strumento legato alla musica. Sì, anche se ultimamente la musica, gli artisti non è... Cioè, tranne gli artisti emergenti, mi sto occupando di loro. Ma io tutti quelli famosi oggi non ho più voglia di intervistarla. Quindi, l'ultima impepata di cozze, Karen dice, mal di testa tutta la notte. È normale. Non male. Guardate che, cioè, cos'è che posso raccontargli a loro di così strambo? Che ti piace studiare? Più strambo di così? Beh, io studio tantissimo, ma non sì, studio... Ma te non studi sui libri. Non libri... nello studio che dici tu. Allora, quando io mando un messaggio ad Alberto che supera le tre righe, mi scrive, quindi cosa vuol dire? Cioè, perché lui non ha voglia di leggere, lui è tutto... Senti,
sono d'accordo con Alberto, accordissimo, tanta roba, coraggio. Ciao Alberto, ciao Red, sempre in gamba. Sono interessato ai numeri. Chi ti ha deluso di più, Red, degli artisti che conosci? Non lo dirò mai, siete abituati a cercare la negatività. Se mi fai la domanda chi mi piace di più, ti risponderei. Ma voi andate tutti sulla negatività. Allora vi racconto una cosa per farvi capire, no? Mi ha chiamato mi chiamano spesso dei programmi di prima serata per invitarmi a fare opinionista, dico di no a tutti. Allora mi ha chiamato un programma e dice: guarda, salve, sono di e non dico il nome del programma, prima serata, e dico: scusa, cos'è? Dice: un programma. Come un programma di prima serata? E dico: sì, ma io non guardo la televisione. Ah, vabbè. E dopo dice: guardi, siccome abbiamo fatto un'inchiesta su un'inchiesta di fanpage, sono i pessimi, vanno tutti alla ricerca dello scandalo, no? Da dove ci sono tanti degli sfruttamenti in una comunità di recupero di tossicodipendenti, volevamo invitarla in studio, no, ma non le hanno neanche detto, no, io non vengo. Ma difatti non la vedevo mai in televisione, perché? Dico: perché voi andate alla ricerca della negatività, quindi del contrasto, quindi mettete l'uno contro l'altro, vi piace solo la negatività. E questa capa della redazione dice: ma è quella che fa audience. Ah sì? Dice: io gli ho detto, io lo so che un albero che cade fa più rumore di una foresta che cresce, ma voi che vi occupate solo di alberi che cadono, venite da me che mi occupo solo di foreste che crescono, perché io faccio i numeri e avete bisogno di me. Quindi no, non vengo. No, ma perché lei era amico di Muccioli. Ecco, e allora voi volete dire che Muccioli era violento. Appunto, lei lo venga a difendere, ma perché doveva venire a difendere? Scusa, eh? Ecco, questa è la televisione, vedi? Quindi, allora ragazzi, io vi saluto perché niente, perché adesso mi metto lì. La nuova detox, quando sarà pronta la nuova detox, è oggi disponibile, da oggi è disponibile, è veramente bella. È un documentario impressionante di conoscenza, dove veramente ci sono delle testimonianze che sono molto, molto, molto forti e molto interessanti. E la detox migliora la vita a tutti, anche al più diffidente, basta che segua come viene fatta esattamente. Sì. Comunque, secondo il mio punto di vista, bisognerebbe forse magari un domani prendersi una televisione nuova web dove si può parlare senza che magari viene censurato cose. Secondo me non è un'idea sbagliata. Però l'Italia va motivata in questo momento, ma non solamente da Alberto, bisognerebbe che ci fossero tanti formatori, tanti motivatori di qualità che facciano veramente qualcosa, perché l'Italia vive uno stato veramente di forte soppressione e anche di svalutazione. Dove si trova il documentario Detox? Dove posso acquistare la Detox? Ragazzi, c'è il sito. Vai nella mia pagina ufficiale, ho fatto il video anche oggi, puoi andare in Telegram. La detox ti migliora, male che vada ti migliora la vita, bene che ti vada te la trasforma, cioè dovrebbe essere obbligatoria, soprattutto dopo i 30 anni, 40 anni dovrebbe essere obbligatoria una volta all'anno per tutti, comunque la programmazione ci va. Che Maria Mary dice: l'ho vista oggi, fantastici, ho sorriso tanto con la detox turbo. Cioè quando fa la doccia fredda alla Valentina, porca vacca ragazzi. Sì, ma sai cosa scarichi fuori là? Lo so. La gente deve capire che la miglior cura che esiste è la conoscenza, è la cura naturale, anche perché l'ha detto, la cosa bella è che non ha però l'ha detto, bisogna essere iscritti al canale di Alberto o è per tutti? Non lo so. No, ti prendi il link, dura 3 ore ed è per sempre, forever, cioè hai la possibilità di guardare questo link, di questa conoscenza che è straordinaria. È la conoscenza di che cosa? Ho unito il sapere di indiani, di sciamani, di Claudio, fantastico come l'ha insegnato, di un scienziato svizzero che fa proprio vaccini, però vaccini quelli sani di una volta, di tantissimo sapere, di tantissimi dottori, tantissime cose, ho unito un'infinità di dati e vengono fuori in qualche cosa di spettacolare. Va bene, ok. Ho fatto un capezzolo durante la doccia comunque. Come? Cosa? Lui dice, Nicolas, che è scappato un capezzolo durante la doccia comunque della Valentina, probabilmente, non lo so. Lo so.
l'ho lasciato. Sì, perché si intravede metà, l'ho lasciato. Poi era un bel capezzolo, quindi... Lo so, lo so. Perché lui a un certo punto si è spostato in reggiseno e si vede un po' il capezzolo. Ma è molto carina Valentina. Che bello sarà vedervi a Rimini con l'Home Collettivo. Il 10 sì, giugno, sì. E può essere una cosa positiva, ecco. Le cose positive sono sempre belle. Tu, Sonia, vorresti essere nel mio studio per assorbire tutta la tua conoscenza musicale. Se sei qui nel mio studio, guarda. Tu guarda, questo è il mio studio, guarda, ti faccio vedere. Qui tu vai qui ed è in montaggio, vedi, sto montando. Devi mettere a posto l'audio, devi mettere a posto tutto. Sai, il mio lavoro è un lavoro molto, molto... Cioè, voi vedete soltanto la parte, vedete l'intervista, ma per ogni ora che voi vedete, per le tre ore di da detox che voi vedete, ci sono volute 15 ore qui al computer, quindi è sofferenza per fare le cose fatte bene. Poi alla fine il risultato c'è, però è questo. Però è bellissima. È una cosa... Sì. Una cosa, cioè, mi è arrivato questa sera una testimonianza che la leggo di una follia incredibile. Allora, questa qui dice avevo Elisabetta Deborah, questa detox è ancora antiparassitaria, l'ho fatta la prima volta. Dopo l'intervento di asportazione alla vena safena avrei dovuto fare un secondo. Allora, risultato detox, ectodoppler perfetto, e mi ha levato infiammazioni al nervo trivegeno che avevo da più di 20 anni che soffrivo di emicrania, mi ha tolto la pressione alta, la tachicardia, la candida, le vene varicose, le macchie scolari, l'astigmatismo, il gonfiore addominale, dolore alle articolazioni, stitichezza, uso di ansiolitici, questa qua gli ha dato tutto. Sì, chiaramente... Chiaramente però la raccomandazione è quella anche di consultarvi con i medici. Io leggo quello, certo, che mi mandate ogni tanto. Certo. Il 10 giugno a Rimini ci sarà questo Home Collettivo certo. C'è un sacco di gente, quindi vedrete. Vabbè, allora, ragazzi. No, questa cosa qua ti interessa anche a te. La doccia fredda è indispensabile? Allora, parliamo della doccia fredda e vi spiego un concetto molto importante che non sapete nemmeno voi. Vabbè, ma lo so, io lo so, l'hai raccontato, io devo andare. Va bene, va via, ciao. Okay. Buona serata. Va bene, va via, ciao. Fai il culo, dai. Due minuti, no, insomma. Ma che due minuti, cazzo? Sai che siamo in diretta da 1 ora e 17 minuti. No, tu sei arrivato dopo. Allora. Ma però te lo contavo prima. Posso spiegare la doccia fredda? Sì. La doccia fredda è sempre esistita perché 1 milione di anni fa, 1.000 anni fa, 5.000 anni fa ci si lavava con l'acqua fredda. L'acqua fredda ha la funzione numero uno di scaricare il sistema nervoso. Quando tu fai il bagno con l'acqua fredda ti si alza la peluria. Il pelo quando si alza scarichi adrenalina, rabbia, sistema nervoso, ti accendi tutti i meridiani e porti ossigenazione cellulare a tutti i meridiani, pertanto il corpo comincia ad andare come una macchina. Poi, lavorando con la doccia fredda, vai a togliere l'infiammazione e vai a togliere quella pipì che si deposita in quegli organi, quindi scarichi fuori, butti fuori tossine a non finire. Usare la doccia fredda nella detossinazione è un valore aggiunto pazzesco. Se poi fai anche il massaggio di riflessologia, il massaggio connettivale, eccetera, sono grandissimi valori aggiunti. I bambini dovrebbero lavarsi con la doccia fredda. Dovrebbe esserci questa cultura. È una cosa meravigliosa, fantastica. E soprattutto ti scarica il sistema nervoso. E la doccia fredda andrebbe fatta per un paio di minuti. E spiego lì come viene fatta. Si parte dalla caviglia, una caviglia, poi un'altra caviglia, vieni su piano piano. Buona serata, Red. Ciao. Ciao. L'acqua fredda del mare. Sì. Se si ha il ciclo, meglio. Però va fatta... Io l'ho spiegata come si fa. Ok?
Come un'altra cosa bellissima che poca gente conosce, una grandissima cura per le persone sarebbe, ad esempio, di non mangiare la sera, mangiare al massimo alle 6, alle 5, alle 6, e andare a dormire alle 8 di sera. Se tu mi vai a dormire alle 8 di sera, ok? Dalle 8 a mezzanotte mi vai a caricare l'ipofisi in un modo pazzesco, mi vai a caricare il sistema nervoso in un modo pazzesco. La qualità del sonno dalle 8 alle mezzanotte vale il sonno, faccio un esempio, dalle 8 a mezzanotte ogni ora vale per 2 ore, 2 ore e mezzo. Da mezzanotte alle 6 del mattino ogni ora di sonno vale 1 ora. Dalle 6 del mattino ogni ora vale per mezz'ora. Quindi provate a immaginare quando si va a dormire. Se una persona va a dormire dalle 8 a mezzanotte, si ricarica come una trivella. Questo è il concetto. Ma ci sono tantissime cose da sapere, ce ne sono un'infinità. La cosa bella, secondo il mio punto di vista, è proprio quello che le persone si devono avvicinare al sapere e alla conoscenza. E c'è veramente tantissimo. Io dico, siate curiosi, magari abbiate i vostri dubbi, ma piano piano ve li smonto tutti, perché c'è tantissimo da sapere e la conoscenza è nella vostra anima. Cosa pensi di fumare marijuana? Allora, sinceramente io non fumo marijuana, no, non ne ho bisogno, non mi interessa, però secondo me il fumo marijuana vuol dire staccare la mente, vuol dire che probabilmente quella persona ha un conflitto di che rimurgina. Che cosa vuol dire? Che pensa sempre a qualcosa che in realtà non è stato metabolizzato bene. Allora io dico che la detossinazione, vi spiego un'altra cosa. Sapete cosa mi ha detto uno sciamano? Uno sciamano fortissimo, un indiano, mi ha detto: ci sono tantissime persone, attenti a quello che vi dico adesso, che muoiono di infarto. Perché secondo te hanno problemi di cuore? E io gli faccio: certo che hanno problemi di cuore, perché hanno un infarto. E fa: non è vero, è una cazzata. Non hanno problemi di cuore che muore di infarto. Io faccio: ma come non ha problemi di cuore? Ma certo, no! Hanno problemi alle arterie. L'arteria è fondamentale, è come un'autostrada. Se l'arteria non è libera, il cuore ne risente perché non c'è circolazione. È la mancanza di circolazione che ti fa venire l'infarto. Pertanto, la detossinazione, le cure antiparassitarie, fare delle passeggiate, riposare bene, care stress, lavorare proprio sul circuito arterioso ti rinforza tantissimo il cuore. Morale, tantissime persone che hanno fatto la detossinazione poi sono andate dal cardiologo e il cardiologo gli ha dato dei risultati che sono sorprendenti. Ci sono 950 testimonianze, una botta di roba impressionante. Fa benissimo, perché il corpo ha bisogno di sapere, ok? Che cos'è che fa male, ad esempio, al circuito arterioso? In base alla numerologia di una persona. Ad esempio, il numero 2, il numero 4 e il codice 9 come nemico hanno i latticini, la caseina. Il latticino mi crea, la caseina mi crea problemi al circuito arterioso. Pertanto, queste persone, ad esempio, se una persona mangia latticini, se una persona mangia, non lo posso dire, magari ve lo dirò di persona, determinati alimenti, se nel raggio di 72 ore si incazza, il circuito arterioso non è libero di scorrere bene e quella persona può avere degli strappi molto forti al cuore e dalla forte incazzatura possono avere che cosa? Non aggiungo altro, cercate di vederci. E quindi l'alimentazione in realtà è la prima vera medicina che esiste al mondo. Ma non c'è cultura. Non c'è cultura. Alberto, stai dicendo la pura verità, risolve tutte le malattie, ma la maggior parte delle persone... Ti ringrazio. Allora, io qui vado al 5%, forse al 10% ogni tanto.
ho una conoscenza che è micidiale, ok, ci sono migliaia di persone che mi conoscono. Vedo una donna che non so nemmeno chi è, in 2 minuti, tum, è come una lama di un samurai. Arrivi, perché dialoghi con l'inconscio, con la simbologia e con le metafore. I latticini, dopo, allora, vi spiego una cosa. La mamma, il motivatore più importante che esiste al mondo è la donna. Le donne sono state prese per il culo, in un modo pazzesco. Gli è stato fatto un male incredibile alle donne. E l'hanno mentite, perché la donna l'hanno portato via dalla casa per portarla al lavoro. Ma gli hanno creato un inverter del sistema cellulare. Quell'inverter del sistema cellulare della donna andava avanti da milioni di anni. Quello che hanno fatto alla donna negli ultimi 50-60 anni non è uno stupro. È 100 volte peggio di uno stupro, perché gli hanno stuprato l'anima, il DNA. Una mamma, quando ha un bambino, deve avere un bambino 18 mesi prima di nascere, lei deve essere felice, deve fare una gravidanza felice. E i primi 7 anni di un bambino sono fondamentali. Pertanto il latte materno va dato fino al 7° anno. Il 7° anno il DNA si programma per altri 7 anni. I bambini dopo i 7 anni dovrebbero smettere di assumere latte. Quindi, secondo la conoscenza, dopo i 7 anni la caseina non esiste più. Ma se quel bambino non ha avuto il latte materno o ha avuto un conflitto con una mamma stressata, addirittura può diventare intollerante al latte. Ecco che il latte le può creare disbiosi, problemi di tantissima natura. Come ad esempio la tiroide a livello energetico, mi spiegavano. Guardate, ho conosciuto veramente dei mostri. Il numero uno nemico della tiroide, che cos'è? Il mais. Il mais. Il glutine, zuccheri, lieviti. Allora, chi ha problemi di tiroide ha un problema che può essere anche legato a vite passate o da conflitti non risolti. Ma poi c'è anche l'alimentazione di mezzo, perché l'alimentazione è come mettere la benzina sul fuoco. Oggi le persone vivono uno stato di ignoranza che è incredibile. Quello è il concetto. E le persone non possono andare incontro alla verità. Io dico che mi piacerebbe che fossi seguito da 2 milioni 200 mila persone, allora potrei dare conoscenza, perché sei ascoltato, se no è un po' così. Io sono contrario ai funghi, perché i funghi sono pieni di metalli pesanti. Ok? Io ho visto un uomo di 93 anni con la detox, andava via col carrettino, e dopo l'ho visto che correva, cioè l'ho visto con i miei occhi. Sui bambini c'è tantissimo da dire, c'è veramente tanti da dire. I bambini, questa è una domanda intelligente, i ragazzi oggi vanno a letto all'alba, cosa ne pensi? Che sono degli imbecilli, perché un ragazzo che va a letto all'alba non ha l'ipofisi, quindi avranno problemi sistema nervoso un domani e pertanto saranno dei ragazzi che saranno non solo iperattivi, sono sconnessi, avranno problemi di tutto. Poi la medicina, quando non sa cosa fare, dicono, devi usare che cosa? Psicofarmaci. Allora, guardate i psicofarmaci. Nel 1980 quanti ne usavano? Nel 2023 quanto? Io sono dell'avviso che i psicofarmaci, se debbono essere usati proprio, nei casi di assoluta emergenza. Oggi invece si prendono i psicofarmaci come fosse l'acqua minerale. Beviamo un psicofarmaco, gente veramente impazzita. Le erbe, sì. Oggi poi ci sono tantissime malattie che sono impressionanti. Il caffè, secondo me, non va bene per tutti. A volte uno può bere un caffè, 2 caffè, ma quando uno comincia a bere 8, 10, 15 caffè al giorno è un pazzo, perché si dà, comunque mi crea tanta acidità.
Le allergie crociate, anche quella è una conoscenza che è importantissima. Io, ad esempio, che sono allergico alle greminacee, non posso mangiare la mela, non posso mangiare la pera, non posso mangiare il frumento, perché la mela, la pera e il frumento dialogano con le allergie crociate. Purtroppo la gente oggi probabilmente c'è un piano per tenerli più stupidi che mai. E poi ti faccio la pubblicità, tum, 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 e ti faccio fare quello che vuoi. Io vi consiglio, se volete una conoscenza di Champions League, il 4 di giugno tengo un evento al Teatro di Vicenza, probabilmente sono finiti anche i biglietti, di guardarlo anche su streaming, di seguirmi in Telegram. Fate quell'evento, sono certo che vi cambierà la vita, perché sulla conoscenza non mi batte nessuno. Sulla conoscenza penso di essere il numero uno, perché ho capito come il nostro DNA dialoga con simboli, metafore, numeri e matematica e ciclicità. Pertanto noi siamo dei codici. Siamo dei codici in movimento. E questa è una cosa molto importante. Se noi riusciamo a capire che tipo di codice siamo, che tipo di mappatura siamo, è molto importante. E quando che dicono hai avuto il problema tuo padre, ce l'hai anche tu, non è così. Perché se noi amiamo nostro padre, e lasciamo andare il nostro padre, il karma di nostro padre rimane di nostro padre e non diventerà il nostro. Ma se tu odi tuo padre, ecco che il karma di tuo padre diventa il tuo. Matrix, bravissimo. Io ho capito tantissimo però vi dico anche la verità. Dico, ma chi cazzo me lo fa fare? Ma perché? Aspetto che ci sia un momento dove le persone possono veramente accogliere, ma devi anche comunque essere una persona non protetta, perché comunque io non do fastidio a nessuno, non mi sono mai opposto a un medico, anzi io mando le persone dai dottori, sono molto favorevole ai medici, magari che hanno il cuore caldo. Non sono una persona che dice no, sono una persona che dice sì, ma ho capito delle cose che sono molto strane, che sono veramente folli. I numeri, i codici dialogano anche con la materia, anche con il materiale. Questo tavolo qua che io sono, comunque anche questo fa parte di un principio che anche questo rappresenta una particella dell'universo e Dio dialoga anche con questo. Dio è ovunque. Alzi una pietra, io sono lì, spezzo un pezzo di legno, lì mi troverai. La Chiesa ci ha fatto capire che per trovare Dio dobbiamo andare in chiesa. Ma che cazzo dice? Non è vero niente. Per trovare Dio non bisogna andare in chiesa. Per trovare Dio, per trovare Gesù, basta chiudere una stanza, spegnere la luce, accendere una candela bianca che rappresenta la purezza e l'ascensore, quindi l'ascensione, e noi possiamo trovare Dio anche in una stanza perché dentro è in qualsiasi cosa, in qualsiasi contesto, perché l'universo è ovunque. Questo è un concetto molto importante. Magari una sera faremo una diretta qui. Sulla mia pagina ufficiale vi sciocco tutti. Prendo una persona che non conosco e vi faccio capire come gli entro. Ti faccio un esempio: una donna di ieri sera ha un problema a 58 anni. Quindi ha un problema col marito, bla 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 bla, che è nel gruppo, e io gli faccio: no, 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 guarda che il tuo problema nasce a 12 anni. A 12 anni, sì, a 12 anni è successo questo, questo, questo e questo. Questa qua diventa bianca come un foglio di carta, mi fa: ma come fai a saperlo? Normale, matematica. La matematica ci crea il destino. E il problema è che noi dobbiamo cercare, sì, seguite questo gruppo qua che è meraviglioso, seguite il gruppo si causano un effetto. Ok? Ad esempio, la donna che è qui, la vedete questa donna qui, che tra l'altro è una bellissima donna, questa donna qua non camminava più. Questa non camminava più. Era in sedia a rotelle, non camminava più. Questa donna qua, io gli ho fatto un one to one, che adesso ne faccio pochissimi,
E dicevo che nello spazio-tempo, nel suo sangue c'era un'informazione che dai 31 ai 33 anni c'era un buco e lei ne ha 60. E gli faccio, guarda che c'è stato questo problema. E lei mi ha detto di no. Gli faccio di sì, mi ha detto di no, mi ha detto di sì. In realtà lei era stata chiusa in Germania da un uomo per un mese, dove questo uomo non solo abusava di lei a livello sessuale, ma la batteva. Il suo cervello inconscio le ha creato un conflitto motorio, ma la sua mente si era dimenticato tutto. Una volta che lei ha fatto questo lavoro, lei ha sbavato bianco, c'erano cinque testimoni, poi cosa, me l'hanno portata su in cinque, è scesa da sola con le scale. Poi è andata dal neurologo, da un nutrizionista. Questa qua è un figone. Chiedetevi che fine doveva fare questa donna qua. E l'ho vista qui, ma ce ne sono tantissime. Il concetto è che questa conoscenza è disarmante perché non c'entra la medicina. Io non ci capisco niente di medicina, non so nemmeno dove sono gli organi. Qui c'entra l'energia e c'entra come noi siamo mappati. Sì, certo, perché anche le fatture malocchi sono energia. Però bisogna capire la persona se ha l'aura forte o no, se ha una grande fede o no. Allora vi dico una cosa, la fede ti salverà. Siate uomini di fede, fidatevi di me. Io non sono bigotto, però vi dico una cosa. Siate uomini di fede. Fidatevi, anche la numerologia lo dice, siate uomini di fede. Perché se voi siete di fede, voi siete connessi. Perché la fede mi porta a pensare a Dio. In realtà Dio e l'universo sono, c'è un collegamento, ma automaticamente io mi vado ad azionare il settimo chakra. Quindi io sono connesso e se io sono connesso, la fede parla attraverso di me, noi siamo comunque protetti. La tua fede ti salva. È importantissimo. Un uomo che non ha la fede l'ha nel culo. Una donna che non ha la fede mi fa paura. La fede è fondamentale. È fondamentale. Credere, 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 credere e credere. È fondamentale. Fidatevi. Sto parlando per voi. Come ci si difende dall'invidia? Amala. Io sono un uomo, nel mio piccolo, guarda, la Mara valendo ancora lei. Io sono un uomo che nel mio piccolo magari sono stato anche invidiato, forse lo sono, ma non importa, meglio. Se sei invidiato vuol dire che hai valore. È meglio essere invidiati che lodati. Perché magari sei uno sfigato. Ricordati che ti faccio una bellissima metafora. Se qui c'è un popolo, e è tutto qui, qui c'è un popolo di 1.000 persone. Qui c'è un popolo, qui c'è un popolo, qui c'è un popolo, e qui c'è un popolo. Qui c'è un popolo, qui c'è un popolo, qui c'è un popolo, qui c'è un popolo, qua ci sei tu. Ricordati che solo chi è in cima può essere invidiato, perché chi è sotto non può essere invidiato perché fa parte del gruppo. Se tu sei al mercato e c'è tanta gente, tu non puoi vedere quello che sta in fondo, perché è in mezzo alla gente. Ma se quello che sta in fondo invece è sull'attico, lo vedi in cima, lo vedi perché è lì, quello è quello che è arrivato. Ricordati che una persona che è invidiata è una persona che ha successo. Quindi ben vengono le persone invidiate. Cercate di trasmutare al positivo le cose. L'invidia non è brutta. Amala, fregatene. Non è un problema mio. Nel momento stesso che tu sei felice, non è un problema, non attacca. Attacca se ci rimani male, però ricordati che le persone che non soffrono l'invidia sono quelle che tendenzialmente non hanno invidia. Tu soffri il giudizio se tu giudichi, tu soffri l'invidia se tu sei invidioso. Io vi dico, non siate invidiosi, non c'è motivo, e se qualcuno ti invidia, sii felice. Però non giudicare, perché se giudichi, soffri giudizio. È normale, è una questione energetica. Dobbiamo, secondo il mio punto di vista, incominciare a parlare di energia. L'energia è tutto nella vita.
Dobbiamo capire che quando noi parliamo di noi, stiamo parlando al nostro universo. La mia voce porta una frequenza, ma nel momento stesso che con il mio libero arbitrio, con la mia scelta, io dialogo con il mio sangue, io per il mio sangue sono Dio. E nel mio sangue ci sono i miei avi. Pertanto, dei miei avi, io sono il più vecchio di tutti. Perché sono l'ultimo. Ok? Tutto si chiamava, non so, l'invidia, grazie. No, dovete andare oltre, fregatevene dell'invidia. Andate oltre. La detox è da fare, minchia c'è da fare, immediatamente. Cosa per me, a me ha cambiato la vita, cioè mi ha migliorato in un modo impressionante. Su tantissime cose. La prima volta che ho fatto la detox pisciavo arancione. Cioè dopo 7-8 giorni arancione, cioè buttavo fuori l'inferno, tutto. Pensavo cosa ci teniamo dentro. La detox si trova in Telegram o si può trovare anche la detox si trova in Telegram o si trova anche qui nella mia pagina ufficiale sul video che ho fatto oggi. Dovete seguire il gruppo Sì causa non effetto, lì faccio delle dirette, parlo sempre con voi. Poi adesso riprendo con i one to one, ma ne faccio molto pochi. Vi dico la verità. Potrei fare una botta di soldi, ma non mi interessa. Per quale motivo? Perché non mi interessa. Io ho bisogno di gente affamata con gli occhi della tigre. Tu puoi essere forte finché vuoi, ma devono esserci due tigre, tu e anche il ricevente. A me piace, sì. Sì, ok. Sì. Seguite il gruppo sia causa non effetto. È molto bello, molto forte. Vi migliora la vita. Secondo me voi dovete circondarvi di persone come sottoscritto, ma anche di altre persone che vi migliorano la vita. Oggi più che mai dobbiamo circondarci di persone che vi danno strumenti, che vi danno valore aggiunto. Questo è fondamentale, nel modo più assoluto. Le persone come te sono rare. Ti ringrazio tesoro, ma allora la domanda che ti voglio porre è diventalo anche tu, perché ciò che tu vedi, ciò che tu sei. La detox ha fatto tornare anche le mestruazioni, certo. Però ricordati che con le mestruazioni vuol dire che c'è anche un conflitto di mente reattiva. Quindi bisogna capire, magari una sera faremo una diretta e ti spiego subito perché non ti... Una dottoressa, non gli venivano le mestruazioni da 6 anni. E sapete perché non gli venivano le mestruazioni? Vi dico questo, poi vi lascio. Allora, perché lei aveva comprato la sua casa insieme col suo ex fidanzato. Dovevano sposarsi. Poi suo ex fidanzato l'ha lasciata, ma lei è rimasta con la casa, che poi si sono messi d'accordo. Io gli ho detto, devi vendere questa casa. E lei mi dice... Perché devo vendere quella casa? Perché l'hai comprata insieme con il tuo fidanzato. Pertanto la tua energia e la sua avevano creato insieme la casa. Pertanto quando tu vai a casa a dormire col tuo nuovo fidanzato, la tua energia vede un collegamento tra te e lui e questa casa. Pertanto la tua vagina non marca più il territorio perché si chiude, perché non si sente a casa, perché vive un conflitto di svalutazione. In quanto lui non ti ha voluto. Morale. Quando ha venduto la casa, con i soldi che ha preso, ha voluto premiarsi e andare a farsi un viaggio a Parigi. Quando ha fatto un viaggio a Parigi, il suo
fidanzato di quel tempo, che poi è diventato suo marito, mi ha chiamato, mi fa: Alberto, sì, vaffanculo! Faccio: perché? Perché, gli fa, all'Anna gli sono venute le mestruazioni quando era a Parigi, giusto? Perché aveva risolto quel conflitto di territorio, e risolvendo quel conflitto di territorio, lei ha risolto quella situazione, ok? La conoscenza è meravigliosa, io vi chiedo veramente di avvicinarvi, che male che vada vi migliora la vita, bene che vada vi fa delle cose fantastiche. Vi do una buonissima serata, grazie, 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 avvicinatevi alla conoscenza, consiglio, fate le detossinazioni di monaci tibetani, perché aiutano tutti, perché però dovete fare le cose fatta bene. Fatta bene. I capelli dialogano con il fegato, ok? E con il diaframma, plesso solare, fegato, ci si feglia, capelli, cuoio capelluto. Ciao, grazie.